Ci troviamo in Alta Valformazza, precisamente Riale, Cascata del Toce. È da qui che partiremo per un giro di cicloalpinismo che si preannuncia epico. Riale Blinenhorn. Arriveremo ai 3300 metri circa di questa punta e poi da lì una lunghissima discesa che si preannuncia veramente epica. Probabilmente dovremo pernottare in un rifugio, possibilmente al 3A, 3000 metri di altezza, una zona veramente spettacolare. Vedremo in base a quanto tempo ci vorrà a salire come muoverci. Ma intanto partiamo. Il lago di Morasco è un classico di queste le gite fuori porta. Un anellino, qualche chilometro, bene o male pianeggiante, che si può fare sia in bici che a piedi e lo possono fare tutti. Scenografia fantastica. Abbiamo ancora questo primo, ultimo momento di relax. E come direbbe Dante, adesso lasciate ogni speranza voi che entrate. Finita la parte idilliaca, adesso si sale da qui fino alla vetta. Sarà una specie di purgatorio. Forse questo è l'ultimo tornante, poi un lungo drittone e arriviamo. Invece il lago che vedete lì in fondo è il lago di Morasco da cui siamo partiti inizialmente. Colori fantastici per una giornata veramente splendida. Però continuiamo. Adesso da qui dovremo vedere la piana, un po' di gente là in fondo, la stalla dove fanno il formaggio, davanti a noi la prima salita di Portage verso il rifugio Città di Busto. Dopo un buon 20 minuti di portage si torna un po' a pedalare, ripido, però almeno le ruote girano un po'. Salve! Salve! Eccoci al lago dei Sabbioni. Qui lo scenario è spettacolare. Adesso saliremo un po', penso che fra qualche metro ci sarà da rimanere a bocca aperta. Il laghetto qui sotto, lo strappetto si fa un po' sentire. Adesso ci sarà un sentiero in costa, dobbiamo stare un po' attenti, ma ba-bam! Fantastico! Questo è uno dei pezzi più belli che esistono. Momento thrilling. Passo, non ci passo, ci passo.
speriamo che la suola in vibram faccia il suo lavoro. E la neve tiene. Come cambia il paesaggio, eh? Qui siamo in alto, la vegetazione è pressoché sparita. Lì in cima, ultimo strappo e siamo arrivati. Evviva! E alla fine siamo arrivati al rifugio 3A. Posto meraviglioso. Ghiacciaio alle nostre spalle, un ghiacciaio davanti a noi. Il posto ideale per riposarsi la sera e per poi ripartire il giorno dopo. Adesso si parte, avremo una lunga salita quasi tutta portage, anzi sicuramente tutta da portarsi fino ai 3300 metri della vetta, poi inizierà, si spera, il divertimento. Sale, molto lentamente, qualche volta viene anche da chiedersi perché fare questa fatica. Poi alzi gli occhi, ti guardi attorno e allora magari capisci che può anche valerne la pena. Alla fine siamo arrivati in cima, 1300 metri. 60 gradi.
Eccoci arrivati nuovamente nella piana del Vetterno, più o meno da dove siamo partiti. Eviteremo l'ultima discesa fantastica, ma in questo periodo troppo trafficata dai pedoni per poter essere fatta in sicurezza, sia per noi che per loro. Quindi da questo punto scenderemo dalla Gippabile. Il giro epico, se volete farlo a settembre, vi consiglio di seguire anche quel sentiero. Altrimenti, meglio scendere nell'ultima parte dalla Gippabile, proprio per il motivo di cui vi ho detto prima.